Posso iniziare? Allora, io ho capito oggi durante la presentazione che il mio evento è l'unico rivolto proprio ad ora, no? Io lo devo ricreare in questo momento, mentre gli altri due sono rivolti anche molto al futuro, ai sistemi di archiviazione, eccetera, anche alla tecnologia. E adesso mi sono prestata alla tecnologia, ma vorrei proprio agire ora. Perché era uno dei concetti del futurismo, no? Distruggere le opere perché vale solo quello che è vissuto al momento. E quindi relazione con voi è fondamentale. E anche poi se lo riascoltiamo perde quella dimensione, tranne per chi di voi lo può recuperare nella mente. Sono questi quattro punti che io oggi voglio affrontare. L'ho diviso perché sono punti focali di questa sperimentazione futurista legata alle poesie, ma la poesia è un poema grafico e in sé contiene tutte le dimensioni artistiche, per cui non è solo opera da fruire in modo poetico, cioè una sintesi, estrema sintesi. Questi sono gli autori. Tavole Parolibere 1. Allora, le parole in libertà l'ho girato apposta per poter leggere la provocazione, la poesia che mette in francese, Marinette di madrelingua francese. E, siamo nel 19, ma i manifesti sono usciti nell'11-12, questo è un po' assunto di quello che lui proponeva attraverso le riviste. E qua si rivolge subito, prende in giro i passatisti e con una donna che manda i baci, manda tutto quello che dà al passatista, questa donna, in realtà poi è rivolto, Cher, non so chi sa francese, è caro, ma è anche carne. Gioca su, il passatista ha bisogno di queste donne per riempire i sensi, ma noi siamo un'altra cosa. Allora, io questo pezzo adesso non ve lo eseguo perché è lavorato, eventualmente posso farvelo sentire, perché è tutto sussurrato e io proprio entro nel personaggio che chiede Marinetti e come vedete ci sono già numeri all'interno della poesia. E in questo libro che io ho, e ve lo faccio girare come riproduzione anastatica, quindi non ha valore, è riproduzione. Queste tavole sono in questo modo, cioè a parte che spiega anche concezione che ha, proprio sono tavole da aprire e da vedere, sono opere grafiche, poemi grafici, e lui spiega come è importante abolire la sintassi, aggiungere i verbi all'infinito, aggiungere le note ai segni musicali, sostituire tutta la sintassi attraverso questo e aggiungendo anche i numeri. E questi lavori, adesso questi sono alcuni, ve lo faccio girare in francese, poi ci sono state anche le. E parto poi magari lo fate girare. E questo è un altro autore che successivamente menziona. Allora, siamo a tavole Parolibere, primo è Marinetti, diciamo, a mettere proprio a punto cosa intende con questa poesia. Non so come vi sembra, ma non ha punto di inizio, non ha punto di arrivo, e le lettere sono scoppiate nella pagina. Totale libertà e caos. Ma perché? Perché ci invita a utilizzare la nostra creatività e usarlo, per me è una tavolozza creativa. Adesso è quest'opera che vorrò proprio esibirvi. Si chiama Sensibilità numerica o Assembramento tumultuoso. Io non so, siete completamente liberi a immaginare cosa volesse dire. Io vedo di musicale, da musicista, tamburo, Ulisse, e poi mi sono chiesta, ma i numeri in che lingua li pensa? Perché se dico il numero 1 in italiano, o ein, o one, o adin, jedan, ho prodotto diversi suoni. E io su questo nucleo, essendo io anche poliglotta, ho pensato in 8-9 lingue. E ho pensato di leggerlo appunto attraverso diverse lingue perché la musica, la lingua è la musica.
e anche facendo collegamenti ad alcuni, non so, a Don Giovanni di Mozart, dove quando fa il catalogo e menziona i numeri, c'è Marinetti, 5.000, c'è questo orologio, Gabbiano. Poi ho preso la lente di ingrandimento, ho trascritto qua alcune parole che mette in ordine alfabetico, lo potete vedere nel libro, e poi mette i numeri. E quindi con questo caos io ho creato, però ogni volta lo ricreo, ho alcune idee che mi sono venute in mente in un periodo e poi adesso le recupero nella mente e ve le metto in un ordine lineare, che poi non saranno lineare, come vedete. Marinetti era nato in Alessandria d'Egitto e potrei richiamare il suo luogo di nascita attraverso un qualcosa di egiziano. Torre, 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 torre. Ma bacante 45 bacassoa 46 bacaticcio cetordeset sedam bacatarum 48 baccello 52 bacchiato 53 bacivori 59 bacellada 60 Bacellero 62, baceolo 67, tribacera 65, baculita 81, badaggio 83, badano 87, badly 118, undici, ri, 1,107,424,516, tredici, one, two, three, four, five, una, due, tre, tessera pente, uno, due, tre, quattro, cinci, 1, 2, 3, 4, 5, adin, 2, 3, 4, ripet, biriki, itch, dord, besh, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, a 5. Dinaziat 11. In Italia 640. In Germania 251. So in Francia. In Turchia 91. Ma in Spagna sono già 1003. 1003 del 100%. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, on, ne, silenzibite, 11 meno 3, 9, 9 no, antworten Sie bitte, 5 plus 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 17, 18, 19, 20, ma, e
evidente che chiunque di voi la lettura di questa tavola l'avrebbe immaginato completamente diverso, no? È uno strumento estremamente provocatorio e creativo, secondo me, dal mio punto di vista. Io ho scelto questo. Vediamo dopo. Preso idea? Sulle tavole. Allora, qui siamo con Cangiullo. E anche qui ogni artista, ogni futurista ha il proprio mondo. Possiamo parlare di futurismi. Lui faceva le poesie su pentagramma. Poesia pentagrammata. Ascolto attivo. Aspetta. Allora, riesci a seguire? Quando finisco lamenti di, schiacci qua. Ok? Dopo lamenti di. Ascolto attivo perché deve seguirmi tutto il tempo e sapere quando cambiare, se no ti do io il cenno. Ok? Adesso io canto. Quando arrivo a lamenti di, vai avanti. Sono quattro pagine. Allora, vedete che è pieno, non so i musicisti, ma è pieno di agogica, è pieno di segni musicali. Quindi, artista, futurista, Francesco Cangiullo, di origine napoletana, chiede proprio di espandere la parola e di descriverla com'è. Eccola, Francesca. È la nipote di Marinetti, dell'autore che abbiamo sentito prima. Ok. Stonato con fuoco nel temporale, orchestrale, diesis bemolle, doppio diesis bequadro, corona fortissimo. Nell'uragano Stravinsky, scroscia corona, pioggia di chiavi di violino, violini, guizzan lampi di flauti e ottavini, boati di chiave di basso, boati dietro, boati di chiave di basso, contrabbassi, allarme di trombe strudenti, lamenti di celli in sordino, gemiti, su gemiti, corona, corona su gemiti. D'un fagotto in ottava sotto, quando si inizia un battibecco fra un violino e un bemolle clarino, che vengono a via di fatti per un corno, i contrabbassi con gli orecchi, i violini con pizzichi, 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 i pausa, ti. A pausa, ti pausa, ti pausa, i pausa, i piatti protestano. Battete tal, grappanca, alza, triangolo, brontolio di contrabbassi, basso il tono basso. Qui sberleffano i tromboni. Voi ci rompete i timpani! Rullo! Fortissimo! Che il maestro di bacchetta interviene con le buone in due movimenti. Se non che chi gli dà retta in quel ghetto dell'orchestra?
anzi, l'odio s'attira d'un tamburo e una cornetta, e il tamburo per vendetta. Rulla, e come ben sapete, basta il rullo d'un tamburo perché il teatro sia all'oscuro. Grazie. L'ho messo in... come vedete, non solo rumori, non solo rumori, non solo suoni. Quello che interessava i futuristi è il vitalismo, no? Come espandere una voce atletica. Marinetti usava un bastone di legno e batteva sul tavolo. Ci sono le registrazioni, potete trovarle. Batteva sul tavolo, no? Ritmato. Io non sono sempre così tanto veloce in alcuni brani. Io cerco di espandere, di sottolineare questo aspetto della dinamica, no? Questo grande range acustico tra il basso e acuto, alto, no? Estremo, estremi proprio in questo senso. Di Cangiullo, è interessante questo lavoro, non dove ve lo eseguo, quello di cui ho parlato oggi, che è Caffè Concerto, mi siedo nella poltrona e mi immagino il teatro. Lui faceva questo alfabeto a sorpresa e se andiamo nei dettagli, cioè lui cita anche Vissi d'Arte, lì, la cantante. Vedete che con le lettere umanizzate, cosiddette, crea delle figure che di per sé sono una sintesi così estrema, ma richiamano nella nostra mente tante cose, volendo. E questo è un aspetto che faceva anche Cangiullo, per dirvi, quella raccolta della poesia pentagrammata è una cosa. Questo è un altro aspetto di gioco, di sperimentalismo che lui metteva in atto. E qui siamo, quindi da Napoli passiamo a... qui siamo vicino a Pavia. Masnada, Pino Masnada è entrato più tardi nel futurismo, ma è quello che è rimasto a fianco di Marinetti fino all'ultimo, e, fino agli anni 40. E, lui era un commediografo, anche estrazioni di queste persone, alcuni erano pittori, alcuni erano artisti che creavano la poesia, però erano di diverse estrazioni. Pino Masnada si lavorava per teatro e qua è curioso, nel 1930 lui descrive l'inquinamento dell'industria e del fiume Po. Io abito in quella zona dal 2001 a Piacenza e Ticino come un fiume più pulito, più azzurro. In questo caso la tavola a me personalmente ha ispirato qualcosa di molto tonale, una melodia proprio, perché non so se vedete come c'è questo scorrere del fiume, quindi la poesia è espressa anche attraverso immagine, come un po' nella Apollinaire, se torniamo all'inizio anche, quindi c'è molto questo significato e anche nell'immagine, già al primo colpo vedo che lui parla di un fiume, anche senza sapere che Ticino è un fiume. E a me ha ispirato quelle melodie del strapaese fascista che piaceva a Mussolini, tonale, no? Anzi, a volte mi chiedo come ha potuto un futurismo nascere all'interno di totalitarismo del genere, perché gli ha permesso di provocare, di uscire così tanto dalle righe. Invece, ecco questo, io in fondo lo immagino come una melodia. Simultaneamente il Ticino, come ogni fiume nasce, e bimbo e vecchio muore. Da adolescente azzurro poeta sereno, trasparente, sincero.
tempo, giallo, realista, opaco, limacioso, insincero. Al confluente con disperazione difende per molti chilometri la sua tempo azzurro che fin qui non s'annulla, s'intorbida, scompare la vita. Sarà, sarebbe, non deve essere. Ripingerci d'azzurro. Ripingerci d'azzurro. Torniamo. Spero che questa analogia tra lo scorrere della voce del fiume e del fiume vi sia arrivata, almeno l'intenzione, per cui non si preclude neanche alla tonalità, al suono, alla musica, se l'immagine, se diciamo, la traccia dalla quale parto la suggerisce. Allora, questo è un altro lavoro sempre di Masnada, per dirvi quanto caligramma viene fuori, qua non lo canto, si chiama Desiderio, piccola amica, appetitosa e femmina. Eccoti una donna bellissima che ti può fare da sola benedire la vita. Il coltello dice, la mia passione taglia come un coltello. E la porchetta dice, il mio desiderio è folle, dimmi di sì. E questa è quindi un'altra idea dove già ho un'intuizione solo con la vista, no? Cioè solo a prima vista. Volevano colpire questa intuizione, divina intuizione, dicevano odiare l'intelligenza ma ridestare la divina intuizione, no? E teatro doveva essere senza tecnica, dinamico, simultaneo, alogico. E qui posso farvi sentire rumoristica plastica è l'idea che aveva Giacomo Valla. Io poi vi faccio eseguo una, ma qua vi faccio sentire perché ecco qua avevo bisogno di sistemi digitali per sussurrare e a potenziare quel. Thank you.
non sapevo alzarlo di più. Invece questa è un'altra umoristica plastica che vi eseguo, Canzone di maggio, siamo vicino al periodo, no, dei fiori. Sempre Giacomo Balla, e qua siamo nel 1914, lui lascia diverse versioni. Canzone di maggio, titato, fiore, nostra mente qualsiasi segno grafico potrebbe diventare, avere un significato anche sonoro. Io in un autore, in Bot, faccio anche singhiozzo, piace, tutto può essere, può trasformare quel segno. Se io lo immagino, se la mia mente è vivo, lo rendo vivo. È ovvio che l'autore ti lascia carta libera, abbiamo detto futurismo, lavora su questa apertura, l'apertura totale, no, all'interpretazione. E questa la dedico a Francesca, perché non l'ho mai eseguita la prima volta, e Benedetta, oggi è l'unica donna che presento, anche se di donne nel futurismo. Ho conosciuto Francesca proprio quando ho fatto un seminario sulle donne a Capri, nel 2013-14, sulle donne del futurismo, perché la nonna Benedetta era una grande donna e anche pianista, e possiamo vederle nelle mostre anche a Roma. Il grande tele di Benedetta sono presentate, ma questo del romanzo, dei tre romanzi che ho pubblicato in uno dei tre, molto, molto meno, magari in qualche mostra sì. Cosa lei fa qui? Intanto è una dedica a Marinetti e descrive un nucleo vuoto. Si dice spiccologia, non spiccologia di un uomo. Ci sono 10 punte, uomini vita, dentro c'è il vuoto, ma intorno uomini vita. Vi leggo anche nomi di altri lavori, è interessante, questo Le forze umane è veramente un bellissimo lavoro. Poi ve lo eseguirò anche la gioia. Lei, nelle forze umane, vediamo se l'ho messo, no, dopo l'ho messo, armonia di forze dissimili, fa diversi disegni degli stati d'animo, e nelle quali descrive anche unione di nuclei potenti o anche unione di nuclei dissimili. Qui armonia di forze dissimili, uno, irradiazione di un nucleo in sviluppo. Fusione di nuclei, che per lei è amore, forze maschili, forze femminili, diversità raggiunte, ribellione dell'io, forze senza nucleo, anche la fede, ironia, io poi vi eseguo altri due, una si chiama gioia, un totale raggiunto, esiste anche questo, possibilità di unione, e contatti di due nuclei potenti. Ecco perché vi ho letto, perché qua le dice: il tuo nucleo è vuoto, però nella loro fusione nascono 3 figlie e tante opere artistiche. Lei era allieva di Giacomo Balla,
una donna di straordinario per me intelletto e capacità creative. Allora, provo a eseguirla. E l'ho messo nella parte delle tavole libere perché poi vedremo negli stati d'animo veri e propri spariscono anche le poche parole che vedete ora. Benedetta fra le donne, parola libera futurista. Ma o u i v t a e U, N, T, U, M, O, M, I, V, U, O, M, I, N, I, V, I, T, A! Orgoglio, materialismo, ideali, sensualità, ambizione. Vuoto. Con questo arriviamo a questo capitolo 2, tavole, e sarà molto breve perché vi avviso, perché stati d'animo, sia nella concezione, sia secondo me nella corrispondenza sonora, sono brevissimi di per sé, durano meno di un minuto, quindi vi avviso che sarà molto veloce questa parte. Ecco la Benedetta di nuovo. L'io ottimista fra le rotaie del pessimismo. C'è un do centrale, due pentagrammi, e c'è questo ottimismo, no? Cioè tirato, cioè, diciamo che il pentagramma inferiore rappresenta la forza oscura della pessimista della psiche, e l'altra va verso gli acuti, no? E c'è questo do centrale, che per me, ecco, mi è stato molto utile perché effettivamente mi dà anche una corrispondenza, una frequenza, ce l'ho almeno una, ce l'ho, è il do centrale. Piero Ilari si occupava di questo, degli stati d'animo, insieme a altri autori che propongo, anche Benedetta. Il libro si chiama Diagrammi di stati d'animo, pubblicato anche in varie riviste, però pubblicato così, bianco e nero, e poi descrive sotto con qualche testo, dà suggerimenti alla mente del fruitore e dice: guarda, immagina anche qui i colori, immagina che lì c'è, si chiama il mio avvenire, vedete, punti di domanda, c'è un culmine, e poi dice: questa riga è malinconia, questa che discende, e il punto di esclamativo è il cipresso, al di là. Ilari era di ideologia bolscevica, per cui ha dovuto lasciare l'Italia negli anni 20, è andato in Argentina, ed è anche grazie a lui che in Argentina poi lui e altri futuristi che hanno abbandonato l'Italia perché non potevano continuare nell'ideologia che si era, diciamo, affermata, e sono andati altrove, e sono anche, possiamo dare a loro merito dei futurismi nel mondo, perché si parla di 36 paesi che hanno poi abbracciato queste idee, sperimentato come lui. E lui era della rivoluzione scolastica inizialmente.
realizzati. Sono estremamente sintetici questi. Avete notato come cambia tra la parola libera, che è ancora più vicina al verso libero, però non lo è, e qua andiamo a estrema sintesi. Ecco qua, dal libro di Steiner, che questi sono diversi autori per ogni campo, e Hillary lo troviamo appunto nella rivoluzione scolastica. Vedete che musica e arte dei rumori per loro erano comunque due rami, non era musica futurista solo arte dei rumori, e gli autori che rientravano nella musica facevano tranquillamente anche brani più tonali, ma avevano sempre qualcosa di sperimentale e creativo. Silvio Minx, Casavola lavorava anche per il cinema, per cui entrava anche nelle pubblicità della Campari. Assolutamente non è tutto rumore quando parliamo di musica e futurismo. Qui vediamo quello che vi ho detto di Benedetta, per esempio a destra forze maschili, e questa più spirale è la forza femminile. Poi abbiamo contatto di nuclei potenti, vedete com'è estremamente il dolore, fusione di nuclei, che vuol dire l'amore, quel vuoto maschile che con nucleo giusto diventa un nucleo potente. E io invece vi interpreto questa, gioia, sempre dalle forze umane di Benedetta. Gioia. Francesca diceva in un suo scritto che al posto della ossessione, come diceva, ossessione lirica della materia annunciata da Marinetti, la mia è più una ossessione materica della lirica stessa, della voce, perché io qua effettivamente vedo un volto, vedo l'aria, vedo le note attraverso do, mi, sol, la, e poi ci sono, e poi c'è questo ritorno. Qua c'è tutta l'aria che non la vediamo, ma i cantanti, vi giuro, la sentono l'aria, la sentono così, nelle parti del cranio. Poi non so se idea di Benedetta, come ho detto, sono strumenti creativi, quindi siete liberi anche a immaginarle come vi aggrada di più. Questa è Allegria, qua siamo con Giuseppe Steiner, era l'avvocato e anche deputato della Repubblica qua a Roma, ma faceva queste poesie degli stati d'animo, e anche lui meraviglia, ed è anche quello che ha portato a Piacenza, Parma, viaggiando, la famiglia viveva a Piacenza, ha contagiato Bott e Hillary su questo filone degli stati d'animo. Vi lascio anche questa, è sempre una riproduzione statica. Qua parla di allegria. Sesta maggiore, che è la stessa che Verdi usa nella Le Biam. Le Biam. Proprio mi avevo detto, ma qual è l'intervallo più allegro, più da allegria? Grazie a Verdi è proprio Le Biam, è sesta maggiore. E io ho basato, voi non sentite qua Verdi, vero? Però io ho usato quell'intervallo.
Cioè, c'è qualcosa del passato che mi ha, della tradizione che mi ha portato di allegria di interpretarla in questo modo. E l'ultima che vi presento, si vede ma poco, Gioia pazza di, ed è anche più antica, nel 1909, di Ginna Futurista. Parliamo di una persona, Ginna e Corradini, veramente di estrazione altissima, e lavoravano sugli stati d'animo, si è occupato già Boccioni, però diciamo che poi queste idee loro le elaboravano, ciascuno con i propri tempi, con le proprie idee. Vedete che scrive arancio, rosso, giallo, blu, qua scrive alcuni testi, quindi siamo ancora, forse non è stati d'animo in quanto lui ha fatto diverse opere legate agli stati d'animo. Allegria infantile, questa è Gioia pazza, adesso avevo appuntato, ha fatto tantissimi lavori legati agli stati d'animo. Ho immaginato che ogni di questo colore sia una nota, che rappresenti una nota, e poi lo interpreto, ho segnato una nota per ciascuno. Gioia fanatica, gioia pazza, gioia intensa, gioia infantile, forme espressive di letizia e pessimismo, dolore fisico pungente, con emicrania nevralgica, dolore dentario, seriamente, cioè proprio, alcuni sono proprio dipinti, alcuni come in questo caso, vi ho detto, non c'erano i mezzi nostri per fare a colori facilmente. Allora l'ho colorato, giusto per analogia mia, dove è blu ho messo blu, dove lui aveva scritto blu, dove giallo ho messo giallo. Blu, giallo, arancio, rosso, molle di allegrezza. Blu, giallo, arancio, rosso, molle di allegrezza. Verde, blu, giallo, arancio, arancio, rosso, gioia lontana. Blu, giallo, giallo, arancio, rosso, rosso, arancio, giallo, blu, rosso, arancio, giallo, blu, verde, blu, giallo, arancio, rosso, scoppi, rosso, arancio, giallo, blu, scoppi nel centro delle trombe di gioia, blu, arancio, blu, verde, rosso. Scoppi nel centro delle trombe di gioia, blu, giallo, arancio, rosso. Rimbombo di gaiezza, blu, giallo, arancio, rosso. Dove i miei muscoli, blu, giallo, arancio, rosso, rosso, arancio, giallo, blu, si coricano nella gora del sole, blu, giallo, arancio, rosso, liquefatto in un mare di blu, giallo, arancio, rosso, di gioia! E, spero di aver reso l'idea sugli stati d'animo e passiamo su Onomalingua. Onomatopee sono state un po' toccate da vari autori, però è proprio De Pero che fece proprio il suo postulato dell'onomalingua. Creazione De Pero 1916, verbalizzazione astratta.
è derivata dall'onomatopea, dal rumorismo, dalla brutalità delle parole in libertà futuriste. È il linguaggio delle forze naturali, vento, pioggia, mare, fiume, ruscello, eccetera. Degli esseri artificiali, rumoreggianti, creati dagli uomini, biciclette, tram, treni, automobili e tutte le macchine, e assieme delle emozioni e delle sensazioni espresso con il linguaggio più rudimentale e più efficace. De Piero creò e declamò queste sue originali composizioni davanti a folle entusiaste ed ostili. Nei monologhi dei clowns e dei comici di varietà vi sono tipici accenni all'onomalingua che avranno futuri sviluppi, costituendo la lingua più indovinata per la scena e specialmente per le esagerazioni esilaranti. Con l'onomalingua si può parlare ed intendersi efficacemente con gli elementi dell'universo, con gli animali e con le macchine. L'onomalingua è un linguaggio poetico di comprensione universale per il quale non sono necessari traduttori. Allora, questo è uno delle dove, verbalizzazione astratta della signora, dove lui descrive anche la gonna, strusciare della gonna, della, cioè lui descrive tutto di questa donna, persino questo suono del suo vestito, no? Inventando parecchie parole, cioè alcune sì esistono, ma molte no. Adesso per non allungarmi andrei oltre, perché posso farvela sentire eventualmente. Vi eseguo questa, Sio Blumia Torrente. Sio Blumia Torrente, Sio, Sio, Bereffio Slappe, Sla, Sla, Slappacià, Sio Sofò, Sio Fiti, Sio Tifi, Flochi posciò assia ea, clamassa flamma, sbiscio mozzi, scitiflizzi, azia fluzzi, ciridi ledinci, diridi colunci, fuzzici lecenzi, srriomi, rrruscioti, suglo ammazzano lassa, glu, 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 gladingoli, fuscio, duscio, sgugnascia, Gluvo, vluggo, didlavo, glaggo, ovo, fladivo, la flossia, slammi, sio, flug, guscio, dloggo, dlagoli, zaloggo, floscia, fo, flesci, flascio, cioccolo, coccolo, glumesci, cioccoli, ciac, sciuffo, fescio, sciaffo, glu, glu, sciuffo, io, fio, prescio, bibu, pio, scio, fo, fabbi, plaffe, glufiscio, sciupiglo, guscio, plaffe! E concludo con le cronache di guerra. E, si diceva che erano guerra fondai, eccetera, però anche, è incredibile quanta vitalità e infantilità io ho trovato in questo... è Zantum Tumbe, capo stipite, diciamo, dei libri, uno dei più noti come quello della Parola in Libertà. E questo è originale in francese, perché io vi farò in italiano, non è disposto così graficamente e visivamente, però vi aiuto un po' a seguirmi. Una delle edizioni di Zantum Tumb è uscita anche con lamina di zinco, per cui anche sul tattilismo. Quindi la multisensorialità è una delle prerogative. Più sensi suscita interpretazione e richiama, è più riuscita l'opera. Cioè, perché come in Cangiullo, molti parlavano di questa nuova arte che si crea fondendo le altre arti e diversi sensi. E quindi anche questa edizione tattile, dove poteva essere fruita a livello tattile, e non era, ovviamente, era, andava in quella direzione. Prima di eseguirlo vi faccio vedere
Questo è uno delle parole libere all'interno di questa. Indifferenza è questa la dedico ai nostri giorni. Viviamo la stessa cosa, siamo profondamente indifferenti per le guerre che ci sono e sono cresciute nei decenni. Io ho vissuto un bombardamento in Serbia nel 99, ma nel frattempo le guerre sono state seminate ovunque e sono dietro le nostre porte. Qua parla di guerra turca, perché lui nel 1912 è andato come giornalista, come un cronista di guerra per un giornale francese, è andato dove combattevano bulgari e serbi contro i turchi. Dopo 400 anni di impero turco, finalmente sono riusciti in qualche modo a portarli verso Turchia. E quindi qua ci sono villaggi turchi incendiati, villaggio e orizzontale. Ma le fiamme giganti, le colonne di fumo e spirali di scintille sono verticali, come deve essere anche la nostra immaginazione. Siamo noi che dobbiamo completare, no, la cronaca di questa, immaginarlo. Grande T è un aereo, un bombardiere, che fa ronzante di un monoplano bulgaro più neve di manifesti. Cos'è il sole? Il pallone frenati perché esplosioni creano queste enormi fiamme, questi palloni che somigliano un po' al sole, cioè non vedi più sole perché vedi queste deflagrazioni e fiamme in aria. Sono due retorità sospese, ma soprattutto questo c'è la parola indifferenza. Non direi che con questa voleva incentivare la guerra, comunque è un ottimo modo per me a riportarci lì. Se siamo abbastanza creativi e riusciamo a immaginare, siamo lì dove combattono i bulgari contro i turchi. Io alla fine vi saluto con questo, che ho scelto una versione dove è tutto un po' lineare, così potete seguirlo, ma l'originale, come vi ho detto, è più grafico e più visivamente disposto in modo diverso. Quindi cerco di ricreare quel conflitto, come l'ha vissuto Marinetti e come suggerisce con questa poesia. Parola libera. Ogni 5 secondi, cannoni d'assedio, sventrare spazio con un accordo. A un mutinamento di 500 echi per azzannarlo, smiruzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei spiaccicati, ampiezza 50 chilometri quadrati. Balzare, scoppi, tagli, pugni, batterie, tiro rapido, violenza, ferocia, regolarità. Questo basso grave, scandali, strani, folli, agitatissimi, acuti della battaglia. Furia, affanno, orecchi, occhi, narici aperti, attenti! Forza! Che bello! Vedere, udire, fiutare tutto! Le mitragliatrici, strillare a perdifiato, sottomorsi, schiaffi! Pipa! Pum pum! Pipa! Pum pum! Tu, batterie, tiro bizzarrie, salti, altezza 200 metri della fucileria. Giù! Giù in fondo all'orchestra, di guazzare buoi, bufali, pungoli, pari, pipla, impenarsi di cavalli, sci-sci-sci-sci, ilari nitriti, calpici, tintini, tre battaglioni bulgari, in marcia, croc, 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 croc. Sciumi, Marizza, o Krvavina, Placevdovica, Lutoranjina. Krok, krak,
Grida degli ufficiali, sbatacchiare come piatti d'otone. Pan, ti qua, pan, ti là. Ah, bello! E vampe, 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 ribalta dei forti. Vampe, 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 ribalta dei forti. Vampe, vampe, vampe. Laggiù, dietro quel fumo, Shukri Pasha comunica telefonicamente con 27 forti in turco, in tedesco. Alù, Ibrahim Rudolf, alù, alù, attori, ruoli, echi, suggeritori, scenari di fumo, foreste, applausi, odore di fieno, fango, sterco. Non sento più i miei piedi gelati. Odore di salnitro. Odore di marcio. Timpani, flauti, clarini. Ovunque basso. Uccelli, cinguettare. Beatitudine, ombria, brezza verde. Silenzio. I pazzi bastonano professori d'orchestra, questi bastonatissimi, suonare, suonare, grandi fradori, non cancellare, anzi precisare, ritagliandoli più piccoli, minutissimi rotami di echi, nell'ampiezza del teatro di guerra, 500 chilometri quadrati. Fiumi lustri, tungia amarizza, sdraiati, il fiume, un ferito vi lava la sua gamba insanguinata. Fra mormori e gorgogli, nostalgia, acqua verde. Monti, roddopi, ritti, alture, palchi, logione. 2000 sharpness, sbracciarsi, 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 esplodere, esplodere, esplodere. Fazzoletti bianchissimi, pieni d'oro. 2000 granate, protese, strapare con schianti, 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 capigliature nerissime, spillonate di fosforo. Orchestra dei rumori di guerra, tenuta nell'alto cielo, pallone sferico dorato, sorvegliare i tiri.